Non so. Sono debole per queste cose. Stai scherzando? Oh, scusa. Oggi è un colloquio per un lavoro in un escape room. Fatemi in bocca al lupo. Il film ci ha devastati. Buongiorno. Oggi sono contenta perché devo beccare Jacopo. Andiamo a mangiare una roba un po' veloce e poi andiamo al cinema. Vediamo Past Lives, finalmente, perché da tipo un mese che lo voglio vedere. Ma prima mi metto a leggere, perché devo finire assolutamente Il romanzo d'estate di Emily Henry. Ma credo che voi avrete già visto tutto nel reading vlog. No, ho dovuto interrompere la lettura perché sono in ritardo. Quindi adesso devo capire che cavolo mettermi. Magari mi metterò solo dei jeans sotto questa maglietta che ho già. Boh, vabbè. Allora, outfit praticamente totalmente usato. Perché questo giubbotto preso da Humana a Bologna. L'ho pagato 20 euro ed è della Levi's. È abbastanza rovinato dentro, ma non importa, 20 euro vanno benissimo. Questa magliettina, tra l'altro, della Gant, l'ho trovata sempre a Bologna, però in un altro negozio dell'usato che non sta in centro. Adesso non mi ricordo bene dove sia e nemmeno come si chiama. Nel caso ve lo scriverò. E l'ho pagata 6 euro. 6 euro. Wow. E poi questi jeans, che sono della 883, che è un brand italiano che penso non facciano più. Infatti sono degli anni 80, mi pare. E li ho trovati in uno dei miei posti preferiti a Cagliari. L'ho trovato in via Garibaldi e si chiama Recycleri Vintage. E ha anche un corner alla Rinascente, sempre a Cagliari. Loro hanno veramente della roba pazzesca. E il tizio che gestisce la parte dei jeans, non so come dire, è bravissimo. Infatti i jeans non potete sceglierveli da solo, c'è lui che vi guarda e dice ok, questo ti va a pennello, e ha sempre ragione. Cioè, a me ha fatto provare dei jeans e non mi sono mai stati così bene in tutta la mia vita. L'unica cosa non thrifted sono questi stivali che ho preso 200 anni fa qui a Milano, e la Uniqlo bag che vabbè. Cioè, se non ce l'hai non puoi vivere a Milano praticamente. E niente, siamo pronti per andare. Da 40 posti una sala cinema perfetta per le tue proiezioni. Sto film ci ha devastati. Mamma mia. Non lo so, oggi va così e quindi... Ho finito Orgoglio e Pregiudizio. Aiuto. Oggi è davvero una di quelle giornate tremende. Non so perché, ma mi sento tipo tutta strana. Tra l'altro ho uno sfogo sulla fronte, quindi tipo mi sento veramente brutta. Oddio, cioè, questa è una di quelle robe per cui, cioè, ho sempre paura che venga percepita come... vuoi solo che ti dicano che sei carina. Cioè, nel senso, cioè, non penso di essere brutta, però io mi vedo brutta in questo momento perché appunto ho questo sfogo, mi sento insicura, ho i capelli sporchi, e questa è la sensazione. Quindi, non so. In realtà dovrei andare in farmacia a prendere la crema che uso di solito per questo tipo di cose, ma non ho assolutamente voglia di mettere piede fuori di casa, ma so che probabilmente mi farà bene uscire. Quando torno volevo guardare i Love Shopping, così per darmi la carica. Passiamo da una romcom all'altra. Cioè, in realtà Orgoglio e Pregiudizio non è proprio considerabile una romcom, però vabbè. E niente, forse è meglio se mi muovo ed esco, così almeno torno a casa e posso di nuovo stare sul divano. Ce l'ho fatta! Sono tornata a casa, mi sono subito messa tutto quanto, sperando insomma che passi in fretta. Come vedete qua dietro c'è I Love Shopping, perché mi sono messa ad avviare la cena e penso che mi vedrò questo film. Buongiornissimo.
Oggi è sabato, a Milano piove da praticamente una settimana. E questo è anche il motivo per cui c'è questa luce terrificante. Comunque, mi sto vestendo per andare a mangiare il ramen. Yay! Quindi vi faccio vedere il mio outfit. Questa volta ho i miei mitici jeans 883 e poi questo bellissimo maglione che ho preso a Londra in un thrift shop. Che a seconda di come lo guardi potrebbe sembrare leopardato, ma in realtà sono rose. E niente, questo rosa col rosso, bello, mi piace. Mi fa ridere perché ho finito il mascara e quindi sono truccata ma non ho il mascara. È come se fossi, cioè se uscissi senza scarpe, ma non fa niente. Questo chai è orrendo, terrificante. No. Vabbè, io non faccio più domande. Comunque, sono tornata a casa, il ramen era buono, ma devo dire non il mio preferito. Magari un giorno faremo una classifica dei ramen più buoni di Milano, secondo me. Ovviamente ramen vegani più buoni di Milano, secondo me. E niente, quindi dato che appunto sono tornata a casa ed è sabato e non ho granché da fare, a noi due, anzi. Buongiorno, oggi piove, che strano, cioè, piove da tipo 2 settimane ininterrottamente, ma va bene così, è giusto che l'inverno sia l'inverno. Sentite del rumore, è il gatto che sta mangiando. Oggi è un colloquio per un lavoro in un escape room. Da un po' di tempo che sto cercando lavori alternativi oltre al mio lavoro da freelancer, perché un po' perché ho voglia di fare cose fuori casa, cioè sto tutto il tempo a lavorare al computer a casa e non, cioè, non mi fa sempre benissimo questa cosa, e poi perché avere qualche soldo in più non mi fa schifo, soprattutto perché appunto pago un sacco di tasse, quindi vabbè. Quindi oggi faremo questo colloquio. Sono, in realtà mi piace l'idea di lavorare in un escape room perché potrò fare anche da attrice, e quindi è un po' un modo per, no, combinare le cose che faccio. E niente, quindi oggi pomeriggio abbiamo questa cosa. Stamattina però mi devo muovere perché ho yoga. Devo andare a yoga. Yay. Hello! Allora, mi sto preparando per questo colloquio. Ho fatto già il make-up. Molto semplice, purtroppo in 6 giorni ho dei capelli tremendi perché ho provato a fare quella cosa per cui ti metti una specie di coso in testa di notte e ci arrotoli i capelli dentro. È solo che tipo qua sono uscite delle belle onde. Tipo, cioè i miei capelli hanno detto no, 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 no. E niente, quindi sono un po', cioè sono un po' strani. Non sono brutti, però cioè qua proprio, non so, sembrano quasi lisci. E vabbè, e nulla, quindi adesso mi cambio e vado. Scegliamo l'outfit, in realtà l'ho già scelto. Cioè sto vestita praticamente, mi vesto sempre, ma metterò un maglione carino, colorato, così, no, dare una parvenza di una persona solare, simpatica, adatta a questo lavoro. Allora, questi sono i jeans soliti che ho. E sopra metterò... Ta-da! Tra l'altro trovo che ci stia molto bene con il... dov'è? Con questo. Con il labello alla mora. Cioè, almeno su di me il labello alla mora fa questo effettino un po' rosino. E quindi con questo maglione... No, non lo so. Quindi sono pronta, metto le scarpe e vado. Fatemi un in bocca al lupo.
comprato il cioccolato per festeggiare. Eccoci. No, è terribile però sta luce. Poi quella fotocamera interna è veramente tremendo. Provo a usare quella esterna. Vabbè, c'è un casino in questa stanza, ignorate tutto, fate finta di niente. Allora, qua ho il mio cioccolato. L'ho comprato apposta per festeggiare, perché appunto mi hanno presa per sto lavoro. No, raga, avevo appena finito di registrare una parte usando l'altra la fotocamera esterna, dove si vede in teoria un po' meglio, ma non mi si vedeva. Cioè, mi sono tagliata la testa, quindi vabbè. Nulla, in quella clip dicevo che appunto sono comprata il cioccolato perché sono molto contenta di aver trovato questo lavoretto. È appunto un lavoretto in linea un po' con quello che faccio, mi permette di avere anche il tempo di fare corsi di recitazione, eventuali workshop oppure eventuali set che ho, e poi fare anche appunto il mio lavoro da freelancer, che fortunatamente posso gestirmi in modo molto autonomo, quindi insomma. Ed è appunto in linea con quello che faccio, perché in questa escape room dovrò fare da attrice e eventualmente anche da game master, quindi un po' entrambe le cose, e sono super gasata all'idea di fare questa cosa. Non lo so, mi sembra una cosa super divertente, poi mi hanno fatto vedere le varie sale, mi ha fatto provare degli enigmi, mi sono divertita un sacco al colloquio, quindi immagina lavorarci, non lo so. Cioè, era un colloquio di lavoro, ma praticamente abbiamo giocato per un'ora. È stato bello. Avevo proprio bisogno di un lavoretto che mi permettesse di avere un po' di soldi in più, perché quelli non guastano mai. E che mi permettesse anche di fare qualcosina di recitazione, non per forza, insomma, in modo canonico, classico. Niente, quindi sono contenta. Vedremo come andrà. Domani ho la prima giornata di prova, tra l'altro domani sarà una giornata mega piena, perché avevo già in programma un'uscita con Fede e Giulie, perché appunto vedo loro e poi vado direttamente all'escape room e vediamo. Ah! Io le cose di Lilo e Stitch, che carine. Io sono debole per queste cose, sono troppo debole. Allora, l'obiettivo è fare la cosina di Taylor Swift stupida. Allora, Taylor Swift fearless, speak now out, Red 1989 reputation, lover, folklore, evermore, midnight. Raga, cioè, cos'è? Bellissimo. Stai scherzando? Oh, scusa. Guarda che bello. No. Ma c'è anche nero. Ok, siamo in un altro negozio che vende tutte cose nerdose e c'è un angolo Sailor Moon bellissimo. Che carino è questo. Sono felice. Yeah. Oh, no, io sto maiale. Niente. Madonna. Hello. Allora, non ho vloggato tantissimo con i ragazzi perché loro si imbarazzano, giustamente, non vogliono stare davanti alla fotocamera. Però nulla, abbiamo fatto un giretto in centro, abbiamo mangiato, io ho dei capelli tremendi. Vabbè. Comunque adesso sto andando a prendere il tram per andare a fare il mio primo giorno all'escape room, vediamo un po' come andrà. Sono contenta, tra l'altro oggi c'è un sole bellissimo a Milano, finalmente c'è il cielo azzurro, sono troppo contenta. Salve, chissà se mi si vedrà la testa, mi metto così. Eccomi, reduce dalla prima giornata all'escape room. In realtà oggi non ho fatto granché, perché ovviamente avevo l'affiancamento, quindi almeno per questo primo periodo non farò grandissime cose, perché mi devono spiegare un po' come funziona tutto, eccetera. Però è divertente, mi sono divertita. È complicato, più complicato di quello che pensassi, perché devi stare attento a mille robe. Mi piace, è una cosa che obiettivamente mi diverte, quindi sono contenta, vedremo. Ho un'altra giornata, non domani ma dopodomani, quindi vedremo come andrà. Incrociamo le dita, speriamo vada bene. Adesso i miei programmi per la serata sono farmi la doccia e andare a letto, anche se sono tipo le 8:30, perché sono stanca e soprattutto domani mattina mi devo svegliare molto presto, quindi
Let's go. Buongiornissimo. Allora, oggi abbiamo la mattinata libera e poi devo andare all'escape room perché oggi ho quasi tutto il pomeriggio, dal pomeriggio fino alla sera più o meno. Scusate veramente questi capelli, cioè io non so, dopo li devo sistemare in qualche modo. Comunque, niente, vedremo, anche oggi sarò sempre affiancata, quindi non sono sola, ecco, a fare le cose, ma mi spiegheranno. Quindi, dato che abbiamo la mattinata libera, volevo un po' sistemare sta stanzetta perché c'ho un po' di vestiti di buon giro. E poi volevo finire di montare una roba. No, vabbè, sti capelli. E poi volevo finire di montare una roba, vediamo se ce la faccio. Hello, sono uscita adesso, sono un po' stanca, però oggi ho fatto delle prove proprio di scene, quindi sono contenta. Vedremo come andranno le prossime. Woo! Salve, è passato un sacco di tempo in realtà, però niente, volevo concludere questo vlog facendovi vedere la mia cena perché mi sono impegnata molto. Ho fatto questa torta salata che... Ma voi non siete normali, ragazzi? I miei gatti sono pazzi. Allora, che è praticamente Matilda, lei odia contatto fisico in generale, è un po' così, e lui invece è molto fisico e quindi spesso per giocare le va molto vicina, lei urla come avete sentito, anche se in realtà lui non le fa male, però lei ha questa reazione. Comunque, questa è la torta salata che ho fatto, che all'apparenza potrebbe sembrare un po' brutta però in realtà è molto buona perché l'ho fatta con l'avanzo del sugo che ho usato stamattina per fare la pasta, ovvero ceci schiacciati, broccoli che ho fatto cuocere in padella insieme a un pochino di cipolla, poi ho aggiunto un pochino di salsa di pomodoro, ma non tanta, quindi cioè era un sugo, sì, col sugo ma non tanto sugoso, e poi ci ho aggiunto qui le patate, fine, molto bella, molto buona soprattutto. E niente, nulla, quindi grazie mille per aver visto questo video, vi siamo, ciao!